Oh, queste penne sono vecchie di 70 anni. In origine appartenevano a mio nonno. Era venuto vostro nonno! Oh, nonno venuto! Andavo con la penna sul cappello, era un vecchio abito. Allora dicevamo, in origine apparteneva a mio nonno, che morendo le lasciò mio padre. Mio padre morendo le lasciato a me, ed io, caro Pascolino. Quando morirete? Oh, Pascolino, no, io la penna te la do subito, tempo, immediatamente. Questa penna allontanerà da te e da Lucia qualsiasi pericolo, qualsiasi disgrazia. Davvero? Guarda, ti posso raccontare non uno ma cento episodi. Guarda, basta questo, dammi un attimo la penna e la faccio vedere. Statemi a sentire. Questo episodio me l'ha raccontato mio padre. Allora, mio nonno un giorno stava in campagna e stava per essere travolto da un toro inferocito. Mio nonno non sapesse niente. Aspettò a piè fermo il toro e quando il toro gli fu vicino, mio nonno fece te. Il toro come per incanto si fermò. Si girò sui tatti, cioè sugli zoccoli, e dopo tutto, quattro, se ne andò. Ma di vostra nonna? Il toro! Il toro sugli zoccoli, sugli zoccoli! Se ne andò! Il signore era proprio importante. Senti, Giorgio, non ridere che ho fatto. Ma voi dite certe sciocchezze! Ma sciocchezze, ma poi vuoi dire pregiudizi, superstizioni, ma non sciocchezze. Pasqualino, mi stare a sentire. Sei il solito educato, non devi tanto di fare, la pensa come crede. Io, papà, invece, tengo moltissimo a queste cose e stai tranquillo che non perderò la penna. La mi sta a mettere, sta a mettere. Bravo, Pasqualino, portala sempre con te, ovunque e comunque. Certamente. Non perderla mai. Ma Don Gennaro, allora resta inteso che domani in chiesa si va alle 11. Certo, alle 11, ma sono stati tutti aperti. Ma non si può fare un poco più tardi? Ecco, andiamo alle 17 in chiesa a prendere il tè. Vabbè, significa che mi metterò la sveglia. Allora dicevamo, ci vediamo tutti alle 11 in chiesa per la cerimonia religiosa. Dopodiché andiamo tutti a casa di Lucia per il ricevimento. Ho ordinato panini imbottiti, lasagne, liquori, dolci, gelati, le chateau mariage. Champagne, cassette di champagne. Il compare è stato a te. Ci mancherebbe altro, il compare è una persona di riguardo. Se dovesse venire con i soldi 12 cucchiai da gente, e poi ci vuole il brillante, ci vuole il cece. Giorgio, vuoi vedere, Luci? Il compare è un dottore, certe cose non bisogna dirla, compare. Farà un regalo adeguato all'occasione. Perdonatelo, Don Gennaro, quest'uomo non ha un minimo di raziocinio. Ma io volevo dire... Niente! Io volevo dire... Niente! Io volevo dire... Niente! Questo volevo dire... Niente! Allora, Don Gennaro, peccato però che sia stata invitata poca gente. Molti amici resteranno delusi. Perché mancherà l'allegria, la spensieratezza. È una festa come quella delle nozze, si fa una sola volta nella vita. E imprimerle un certo tocco di lusso, di eleganza. E beh, non sarebbe stato bello, però che volete la E poi sono stati invitati così pochi uomini. Perché ci volevano più uomini. Ma certamente, perché l'uomo è sempre il principale elemento di curiosità per la donna e viceversa. Allora, la prossima, il prossimo ricevimento lo faremo in una caserma di paracadutisti. Sarebbe bello! Di bersagliere, diciamo. Molto bello! Meglio paracente, sono più contenta. Ha parlato. E io voglio accontentarti, figlia mia bella, cosa non farei per la tua felicità? Oh mio Dio, che caldo, qui dentro si soffre, che poi ci sono mosche a migliaia. Mamma mia. Don Gennaro, andiamo a fare una passeggiata in un bel viale. Andiamo. Vieni, Giorgio. Andiamo, ragazzi. Allora, viene qua. Cominciava a cantare questa canzone, quell'accento di colore faceva la faccia bianca con una spalla. Lo so io. Non c'è no, ma lettere. Sì, aspettano pure. Mi è arrivata ieri, me l'hanno consegnata. Porta la data, non mi stanno mai ricordo. Ah, ecco, porta la data di 3 giorni fa. Cosa bisogna fare per assicurare l'avvenire dei propri figli e il loro benessere, soprattutto quando tutto ricade sulle proprie spalle? Forse
stata almeno viva Eufemia, la mia povera moglie. Eufemia mia, dove sei? Perché m'hai lasciato solo? Perché m'hai lasciato solo a combattere? L'avevo capottato. Lucia mia, adorata mia, stella mia, cuore mio, respiro mio, vita mia, scopo mio, conforto mio, bene mio. Mi sono scucciato. questo fa il romantico, di questi tempi sta fresco. Quando 3 mesi fa con acuto dolore al cuore laschiai il paese. Lasciare, no. È liscio, lasciare. No, lasciare, senza l'acqua. Perché? Perché non ce l'ho. Lasciare, vedi. Ma questo è ignorante. Qua è ignorante, non ce l'ho l'acqua. Lasciai il paese immediatamente e ti scrissi non è qui. Ma non è qui. Ma se non è qui, lo vedrete. Ma qua c'è scritto non ebbi una parola, voce del verbo avere, io ebbi, tu avresti, essi ebbero. E voce del verbo avere, passata remoto, nel tempo indicativo presente, ignorante, legge. Non c'è nulla. Io qua sono stato 6 mesi in foresta, ora che sono tornato sono cambiato un sacco. La foresta, mi sembra la foresta. Ti sto scrivendo, anima mia, finora non mi è riuscito. Riuscito, pure qua, riuscito. Neanche qua ce l'ha messo. Neanche qua. Ma questo fa il comodo suo. Finora non mi è riuscito di lasciare la città, perché da qualche settimana la mamma è molto malata e chissà se salverà la pelle. No, mi dispiace, questa la mamma è mamma, quando uno perde la mamma perde la vita, so bene. Poveretti, speriamo nella salva. Speriamo. Purtroppo il dottore mi ha dato poche speranze. Ho saputo che tuo padre, per ragioni di interesse, ti fa sposare Pasquale Paternò. E che il matrimonio l'ha combinato il fratellastro di questi, Giorgio, io. Un tipo poco di cuore. Ma come si permette questo? Di fare certi apprezzamenti senza conoscere? Geloso. Ma se Dio è giusto, oltre al miracolo di far guarire mia madre, mi deve far vedere Giorgio, sempre sulle scale in una chiesa a chiedere la carità. No, mi dovete associare alle malvagità di questo fedele. Questo è proprio un cattivo. Anzi, sapete che vi dico? Che la mamma non la deve salvare. Ah, va, no, di mamma c'è il fuoco. Da morire. No, ma sì, superiore. Tuo padre poi. Ah sì, non lo sapevo. L'ho letto, la cosa. Oh, facevate il tranviere. Tranviere io. Qua c'è scritto. Tuo padre poi abile manovratore. Ma io sono notaio, manovratore vuol dire uno che manovra, che agisce, che fa muovere le persone, le cose, che muove i figli, no, capito? Che organizza, che fa. Ho capito. Abile manovratore di questo incredibile dramma. Poi che c'è sto dramma. Trama! Non avrà più pace né riposerà tranquillo, tanto il rimorso gli roderà la coscienza. Questo lo vede lui, io ce l'ho la penna. Ah già, voi avete la penna. Ma una speranza mi conforta, questo matrimonio non si farà. Scriverò una lettera a quel farabutto di Giorgio Paternò, certo. E saremo a vedere che succederà, Enrico Canestri. Ma che stai con quale lettera? Io non ho mai ricevuto nessuno. Ma che vuole questo da me? Io devo difendere a mio fratello, ma che patromano? Ma poi comunque il matrimonio ormai è fatto, qui ci volete ripensare su. Ma tu scherzi? Diceva ne sarà grasso, assolutamente. Pasqualino è il marito che ci voleva, Pasqualino possiede tutto, saluto, cosa. E poi.
ma ci vuole possiedi i soldi. Appunto. Non ce l'hai, io ho fatti voi. Assombra a cena. Papà. Dimmi, bello, dimmi. Desidera Lucia. Siete da sotto la pergola con Lucia. Ah, vado subito, la maletta, no? La maletta avrei Lucia. Lucia! Lucia! Margherita, arrivo! Arrivo! Abbiamo parlato del più e del me. Ah, dato per caso la penna di fagiolo anche a te. La mia, eccola! E secondo te mi pigliavo la penna, mi pigliavo? Ma porta bene! Ma che deve portare bene, butta sta cosa, che la tua forza e la tua salute sono i tuoi soldi, sono! Che devi fare lo sapere? E se papà la cerca? E se papà la cerca, gli dirà che non volevi fare una brutta figura. E che se pure Lucia? Ma Lucia ti apprezzerà che sei, dice, ho sposato un uomo, non un ragazzino, un ignorante. Ancora che la penna, ancora a credere questi stupidaggi. Ma voi Lucia, vi dovete parlare un poco. Voi appena state un attimo da soli, un tetto a te così, ma tu gli devi parlare, alle donne gli piace l'uomo audace, l'uomo subito, Tu quando la vedi, in un momento d'amore ti sbagli, ti slancia, baci, devi dare un bacio sulla bocca. Un bacio? Sulla bocca? Che devo fare? Si deve fare! E tu quando la vedi, la prendi la testa fra le mani, la testa, no, la testa è il maiale. La testa fra le mani, la tua faccia è rosa come una pesca, la tua bocca è rossa come una cerasa, pa! E gli dai un bacio. Eccola che arriva, io me ne vado, vi lascio solo. Giorgio, ma... mi lasci solo con lei, fa paura! Lucia? Lucia? Ma chi è? Luci! Ah, sei tu, che vuoi? Niente. Ah, aspetta! Volevo... Parla dunque. Ecco, tu mi vuoi bene? E tu? Tanto, te lo giuro. Non mi potresti dimenticare, vero? E se per caso io decidessi di non sposarti, tu cosa faresti? Ti rassegneresti e piano piano finiresti per dimenticarmi, vero? No, Lucia, non dire certe cose che mi fanno tanto male al cuore. So che tu non mi vuoi bene come io te ne voglio. Ed è logico. Cosa sono io al tuo confronto? Un contadino. E tu? Una signora del paese. Io non ho studiato. Tu sì. E poi? Sei tanto bella. Io il tuo viso lo vedo dappertutto. Tra i campi, tra i fiori, tra la verdura. Se guardo in cielo sei lì. Se guardo una stella, quella stella sei tu. Se guardo una vacca, quella sei tu. Se guardo il braccio di mamma mia morta, dopo poco quella mia assomiglia a te. Che mamma era bella, sai? Tanto bella. Vuoi vederla? Sta di là. È bellissima. Perché? Perché mi dici queste cose? Lucia, hai sospirato? Hai sospirato, Lucia? Ho sospirato, sì! E perché? Perché al mondo ci sono uomini che sanno amare veramente, mentre altri si dimenticano di chi hanno amato. Tu se mi fossi stato lontano mi avresti scritto tutti i giorni, vero? 3 lettere al giorno, Lucia! Bene, Pasqualino, ti sposerò. Cos'è di diverso tu? Niente! Anzi, sei migliore! Il tuo cuore parla con parole semplici e spontanee, sgorgano come acqua limpida in un torrente di amore puro. Fa tanto bene al mio cuore quell'acqua, io di seta, è come un balsamo. Ti sposerò e cercherò di volerti bene. Perché ora non me ne vuoi? Più bene di quanto ora te ne voglia. Ho letto un libro, un bel libro, racconta di una ragazzina alla quale viene imposto di sposare un uomo che non le piace. Non si ribella, si affida al tempo e alla bontà del suo stesso cuore e lo sposa. Si chiama Andrea Giannarino e il libro Qualcuno ha bussato. Avanti! Allora, al titolo del libro Qualcuno ha bussato, cioè l'amore che bussa al cuore. Ah, ho capito. Che felicità! E ora, per dimostrarti che non sono uno stupido, siccome il momento mi sembra opportuno, vorrei dirti una cosa. Avanti, parla! Ecco, vorrei... Cosa? Vorrei darti... Cosa? Un bacio sulla bocca. Cosa hai detto? Un bacio sulla bocca! Come?